Io adesso sto cercando di farlo, quindi sono insegnante di design e quindi devo risponderti di sì. Ma penso comunque di sì, perché anche quando io sono stata allieva ho avuto bisogno dell'insegnamento dei maestri e quindi credo che mi abbiano dato qualcosa, quindi sì, credo che si possa insegnare. Sì. No, non identifico una nuova tendenza, vedo tantissima ricerca, ma non so dove va, quindi non posso identificare, forse ci vuole un attimo di tempo in più per capire che cosa sta succedendo adesso. È un momento abbastanza difficile di tanta ricerca dove diciamo la forma sta scomparendo e quindi per un designer è molto difficile. Non so, faccio un esempio per le lampade. In questo momento la tecnologia ha avuto dei grossi cambiamenti, cioè si può veramente lavorare con la luce e non più con la lampada, sulla lampada, quindi è un momento molto particolare per i designer, perché non c'è più bisogno di tanta forma in qualche modo e noi facciamo quello invece. Ho fatto l'autoproduzione per necessità, ma non ho mai voluto in realtà farla veramente, perché per me il rapporto interessante è ancora quello con le aziende, quello che vorrei avere è quello con terzi, con artigiani, e mi piace lavorare con loro piuttosto che fare le cose tutte da solo, perché mi sembra che in questo modo ci sia un grosso limite, che è il limite di quello che io posso fare. E quindi l'ho fatto nei momenti di difficoltà, ma non è una cosa che vorrei percorrere ulteriormente, vorrei trovare dei compagni di viaggio e di azione sulle cose che faccio e trovo molto interessante questo aspetto.